fagioli che sono tornati. Ah, sì. Mesce. Questa non abbiamo fatto. Arzuzzo di Maranno, sono Angiolini che parlo. E come no, lo sanno come no. Saverio, Arcangiolino, Antonio, Claudio, tutti gli amici, tutti i parenti di Maranno qua. Nel 50° anno della nostra estate per la nozze d'oro, state che siamo tutti riuniti, mando un saluto a tutti quanti, a tutti gli amici e parenti di Maranno, in particolar modo all'amico Peppe, Don Armando e al dottor Antonio, a tutti gli amici. Saluti a tutti, grazie a te. Si dilata un po' con la nebbia. Già si vede. Da qua può fare una parolata, da qua è aperto. È abbandonato adesso la chiave. Il fuoco li accendi? Sì. Accende ancora, no? Sì. E mo comincia a fa friddolo, qua sta ancora ci sta. È però mo sta arrivando, no? E mo non si arriva laggiù niente. Ecco che siamo arrivati a tempo. Una moda la campagna, eh? E questo che ci stava prima ci sta adesso. Ma sopra non è stato male. Per permettere. Sì, ma tu non hai capito. E qua questa era la sala da pranzo. E la porta l'hai messa su questo qua così non andava. Quella è veramente quella antica. Quella mia madre e mio papà. Veramente mo sono come a cucinare. Mia figlia dorme qua e si è andata a dormire la cucina. Come stavano prima? Sì, no? Non ho fatto niente, no. Ho fatto solo le tappadelle. Con alcol e forno. Manna saluti, dai! Ma notate che avevi scavato a me però, non ho visto. Ma sono stati aspettati fino all'ora. Siete che si hanno passati, non penso che non hanno passati. Ma si è andato da Peppo. Vanno dal negozio a cattare tutto. Si c'è lì a c'è cosa libio. Che se gli siamo a fare una saccia, non dobbiamo tutti a parecchio. E ora siamo giù là e tu ci metti io e ci fa dai, che se ne arrivederci. Aspetta, ha detto no. E ora si è uscito un attimo qua. Però è che c'è. E a mangiare? No, muoviamo anche da Ambrogino. Ma devo preparare io, no? Non ti preoccupare, senti. Ma vedi, pensavo che io ero già andato per passare. Ma non detto che voi avete passato, però non è giusto perché qua sono venuti. Mi ho preparato per Fernando, ma Fernando se ne è andato a lavorare. E poi gli dite che non gli ha fatto sapere più niente tu. No, mo sono passato da Maria Pia. Facciamola!
a un laziale. Ma fai davanti, dopo. E che gli è successo al Lazio? Siamo in lutto, eh? Lazio sì. Lazio qui, oh, però non riuscivo, mi ha visto di fare un corso, ero vicino di casa, mi ha chiamato per chiamo. Picca, tieni corretto con la mano a così. Ma era angicato, un patinuccio mi acchiappava la curaccia e tutto quello. Allora te ne hai chiesto il biglietto da là e hai fatto una capa a vicino. Mi dici, ma lo faccio vedere? Questo non lo sapevo. E qui tutti qua stava. Tu sei da buttare? Anche di voi, non me. Già l'ho presa. Già l'hai presa? Sì. E come la giavigliata di Rosina? La cisterna facciamo, sì, la cisterna. Allora ci stava l'anguilla. E quella è una serpa. E quella è fatta per smagliare insetti. Eh sì, questo lo saccio però. Ma ci vuole l'anguilla, la faccio, non c'è. Ah, dimmi. Ancora, sì. Claudio! Mica, vieni, la tua cucina di figlia, vieni. Avanti. Io ho preso uno a Montagnà. La macchina è già fatta la fotografia, ci stava a guardare sopra. Ah, capito. Informante è Peppe adesso. Peppe, tu sei rimasto? No? Sì. Sì, perché questi ragazzi... Claudio, i figli di Pasquale, Claudio, Antonio. Buona l'acqua? Sì, ma la devo poi pulire, è asciutta. Quel mobile, eh? Da Don Giuseppe? Sì. Noi stanno, ci sta da ieri. Sì. Allora sta la terra di figlio. Saverio sta sempre con noi. Don Giuseppe. Ha già sposato un figlio sotto 3 anni, si è fatto sposare a Don Giuseppe. Senti, è appena chiusa, la ragazza si chiude, si va a capo. Tu mi sono da stagne? Sì. Come no? Se lo facisce come una giunta. Lui non sopportava tutte quella roba che stava ai guai di ieri sera. Sì. No, la signora di fronte non sta a fare le finestre. Sta dietro. Sì. Tutto in aperto, però certo. È arrivato un momento che ci ha chiamato perché aveva paura. Sono state pochissime le sere che ci ha fatto dormire tutte insieme. Infatti oramai ci siamo abituati, però insomma... Io non sono arretrato, se mi metto a dormire mi trovo. Sì, so, ho sempre quella cosa, però di passare una giornata a letto proprio a possibile dare la vista a tutte come. Linda. Ma lei è troppo sonno. Fiore non la spazzare. Buonasera.
Il piedino mi stava, vedete, siamo una bella batteria, eh? C'è la posto? È una batteria scarica. Dai, c'è sonno. È troppo sonno. Sembra una bambola. Gira la pichetta, con la pichetta la devi uscire. Ciao, brillantino.